del fatto che c'è questa crisi turistica qui a Ischia? Perché Ischia era vissuta in fondo sulla domanda pubblica anche, no? Sulle cure termali pagate dallo Stato. Questo è un fatto che non accadrà più nella storia dell'umanità e quindi adesso bisogna prendersi i clienti che pagano, bisogna organizzare insieme fra gli albergatori, che è la cosa secondo me più difficile del mondo, avendo visto qual è lo spirito individuale, bisogna organizzare insieme un flusso turistico, una domanda turistica che è troppo frammentata, perché l'idea che Ischia non stia aperta quasi tutto l'anno, addirittura tutto l'anno, per me è incomprensibile, onestamente, perché non c'è niente, il Mediterraneo ha migliaia di isole, no? Centinaia, insomma, fra la Grecia, la Spagna, l'Italia, però non c'è niente che abbia queste caratteristiche di risorse naturali come a Ischia, cioè queste acque termali in quantità colossale, quindi in cui un flusso turistico anche enorme viene soddisfatto come se fosse uno solo, e non utilizzare questo tutti i mesi dell'anno, compreso il Natale o il gennaio o il febbraio, o perlomeno fare 10 mesi all'anno, ecco. E vedere anche di giugno, intendiamoci, perché per chi viene qui, vedere abbastanza vuoto è un godimento, insomma, ma vedere come sulla spiaggia ci siano tanti ombrelloni liberi in questa stagione è abbastanza strano.